Buongiorno Davide. Buongiorno, estraneo ma buongiorno. Sì. Buongiorno. Allora, Corriere della Sera, per cominciare la nostra lettura delle prime pagine e non solo le prime. Vola lo spread, cambia la manovra. Abbiamo scelto il Corriere, ma insomma potremmo naturalmente andare su altri quotidiani. Più o meno l'apertura è sempre questa. Intesa nel governo, attenzione, deficit al 2,4% solo il primo anno. Staremo a vedere. Allora Davide, spread di oggi, questo, spread di ieri, quello che segnò la fine dell'ultimo governo Berlusconi. Punti di contatto? Il punto di contatto è l'origine, il problema, il debito pubblico troppo alto italiano. Noi abbiamo questo problema e un altro problema, un sacco di persone, un sacco di governanti di vario colore nel tempo succedutisi che sono convinti in qualche modo che il problema dell'eccesso di debito si risolve creando un po' di altro debito in modo tale da diminuire il peso del precedente. Come questo succede lo sa solo il cielo, ma questi sono i nostri problemi. Detto ciò però, attenzione, nel 2011-2012 si scatenò una bufera sull'Unione Europea, l'Unione Monetaria Europea, sull'euro, in cui l'Italia finì colpevolmente per il debito, ma incolpevolmente in quel frangente finì nell'occhio della speculazione. Noi non avevamo fatto nulla di particolare in quel momento, il grosso problema è che avevamo fatto nulla. Ma nulla di particolare in quel momento, ma finimmo nella tempesta e la cosa poi si risolse solo grazie all'intervento della Banca Centrale Europea nella seconda metà del 2012. Oggi la situazione è completamente diversa, non ci sono tempeste, non c'è problema, ce la siamo inventata, ce la siamo suonata e cantata noi, sono le parole che si dicono che finiscono con l'avere un peso dirompente straordinario e soprattutto questo linguaggio che è ormai invalso come normale, in cui ci si atteggia, ci si mettono le mani sui fianchi, me ne frego, qua, tutta questa roba qua finisce con l'indebolire micidialmente sia la Banca Centrale Europea sia le forme di difesa dalle speculazioni che esistono all'interno dell'Unione Monetaria e che l'Italia sta facendo di tutto, ma non solo in questi giorni, anche prima, anche lasciando correre il debito per rendere più debole, cioè siamo noi colpendo i nostri interessi. Se la finissimo sarebbe un bene. Giacalone, questa mattina l'intervista fatta ieri a Non Stop News a Di Maio capeggia sulle prime pagine di tutti i giornali. Ho scelto Libero, il pezzo di apertura di Giuliano Zulin. Il titolo del pezzo è Il reddito di cittadinanza sarà la tomba dei grillini, che è il titolo di apertura di Libero. E Zulin scrive: ieri ad esempio il vice premier Di Maio, parlando a RTL 102.5, ha spiegato che il sussidio sarà dimezzato a chi possiede una casa di proprietà e aggiunge: ebbene, nel 2016 circa l'80% degli italiani era proprietario di casa. Questo che significa? No, questo significa, per l'appunto, al di là di tutti, veramente cerco di essere il più freddo possibile, significa che ci siamo andati a cercare una polemica, una tempesta, annunciando un deficit e ancora in questo momento bisogna stabilire chi lo prende, chi non lo prende, a quali condizioni. Se non si poteva fare il contrario, cioè non si poteva prima avere le idee chiare esattamente su come una cosa deve funzionare e poi dopo l'annunci con le conseguenze che naturalmente questo provoca, perché diciamo avere girato la frittata in questo modo fa sì che adesso paghiamo il prezzo e poi con comodo si capisce come funziona, non è molto saggio. Andiamo sulla prima di Repubblica, anche in questo caso l'apertura è tutta per la questione deficit, manovra eccetera, manovra prima, frenata sul deficit, Movimento 5 Stelle, ma deve passare o si va al voto. Ma andiamo a centropagina. Il sindaco agli arresti, il modello Riace in pericolo. È la storia del sindaco di Riace, appunto Mimmo Lucano, che è stato tratto agli arresti domiciliari nella giornata di ieri. Ci sono state proteste, sit-in, appunto contrari. Ci sono due commenti sotto questa foto, sono uno di Attilio Bolzoni, I confini della legge, e uno di Roberto Saviano, Peccato di umanità. Sentiamo il punto di vista di Davide Giacalone. Ma sentite, la Lega Nord che la Lega, anzi senza più il Nord, che l'altro ieri si lamentava per un sequestro che veniva eseguito solo dopo una sentenza di primo grado. E oggi avete visto il sindaco, che il buonista, che in realtà è un criminale. La sinistra, che ieri mattina sventolava l'avviso di garanzia a Salvini, oggi a dire ma che cos'è un avviso, cos'è l'arresto, cosa volete, vediamo poi se ma dico, ma proprio nessuno vuole stare alla civiltà del diritto. La civiltà del diritto impone di considerare chiunque
innocente fino a sentenza definitiva, vale ovviamente anche per il sindaco di Riace, per Lucano, sindaco di Riace, vale per tutti. Se uno ragionasse di diritto dovrebbe domandare perché l'arresto, nel senso qual è il pericolo, c'è un pericolo di fuga, di reiterazione del reato. L'accusa è quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Anche questo porta a un grande equivoco, perché quelli che ce l'hanno con Lucano usano il tema, dice, ha favorito l'immigrazione clandestina, è un bonista schifoso. Quegli altri dicono ha favorito l'immigrazione clandestina, quindi è un merito. Non funziona così il diritto, non è che c'è che se io sono un animo nobile posso ammazzare qualcuno perché è cattivo, bisogna stabilire se l'ho ammazzato, e al momento nessuno ha stabilito un accidente di niente. Queste polemiche sono veramente fastidiose. Cambiamo argomento, non so tu Davide, io trovo abbastanza vergognoso il modo in cui si sta gestendo la faccenda del Ponte Morandi. Veramente vergognoso, perché ieri la notizia che l'ingegnere dice ai PM che la SPEA sapeva che andava chiuso, cioè Gentile inchioda l'azienda incaricata dei monitoraggi sul viadotto Morandi, leggo sulla Verità diretto da Belpietro, nella sua relazione segnalò deformazioni non conformi, Toninelli in imbarazzo per la condanna di Intrieri, ancora niente commissario. Allora, è una questione che il governo sta gestendo, francamente, insomma, in maniera lenta, vogliamo dire lenta? Bisogna dividere le due questioni. Da una parte c'è il procedimento penale per quello che è successo, e naturalmente fino a quando non si aprirà il processo, anzi per la precisione fino a quando non si chiuderà il processo, è evidente che sentirai, ed è normale che tu senta e noi tutti si ascolti, testimonianze di ordine diverso. Lo sapeva, è colpa sua, non lo sapeva, non c'entra niente, toccava un altro e così via. Questo è l'unica cosa è che se anziché trasmetterlo in diretta, diciamo, sui media come se fosse una normale sitcom, si potesse andare a un processo, sarebbe solo che un bene. L'altra questione diversa è quella del commissario, cioè non esiste, adesso il commissario è durato 5 giorni, l'ultimo, noi ci eravamo permessi qua un parere di cui mi vergogno per la banalità, e cioè che venendo da Fincantieri è evidente che se avesse dato, dice, l'incarico a Fincantieri, dice, perché viene da Fincantieri, se non glielo dà, dice, perché non ha voluto darglielo perché viene da Fincantieri per non far vedere il conflitto di interesse, ma lo sapevano tutti. Una volta, a un certo punto prendete una decisione, anzi io prendo un impegno, nominate un commissario, non proferiremo verbo, non diremo nulla, ma nominate un commissario per la miseria. Vorrei, sì, sarebbe anche ora, l'ultima voce è sindaco di Genova, staremo a vedere. Vorremmo segnalare, molto interessante, una lunga e ben fatta inchiesta del Fatto Quotidiano, perdonate il gioco di parole, sul mondo della radio. Il Fatto Quotidiano, che oggi è interessante anche l'apertura, è tutt'altra faccenda ovviamente, manovra fantasma, più sparate di Lega e Unione Europea, lo spread va a 300, quindi Fatto, come dire, fa delle scelte molto precise sulle sparate. Tornando alla radio, magari Davide, tra poco anche un tuo commento, se vuoi. Poi diamo soltanto adesso un input, perché si fa la radiografia di un momento molto positivo della radio in Italia, una platea sterminata che continua ad aumentare, spazi pubblicitari che certamente potrebbero ulteriormente ampliarsi, ma diventano importanti. C'è da ragionare, come dire, sulla posizione di Mediaset, che ha comprato un po' come in com'è la Monopoli, via dei pensieri, angolo di Topolino. Vabbè, tra poco ne parliamo. Parco della Vittoria, ne parliamo con Giacalone. Allora Davide, si parlava della radio, questa bella inchiesta oggi pubblicata dal Fatto Quotidiano, in cui c'è tutto, onestamente c'è la nostra posizione oggettiva di leadership, c'è lo sforamento del tetto pubblicitario di Mediaset, ma a monte dello sforamento del tetto pubblicitario c'è il Monopoli, perché se fosse accaduto nell'ambito televisivo quello che è accaduto negli ultimi mesi nel mondo radiofonico, ragazzi, qui non oso immaginare, Davide. Il mercato radiofonico è un mercato in crescita da anni, è un mercato ricco e importante, è un mercato dove si fa informazione, se mi consentite la tra virgolette, vera. Il tema proprio importante non è quello dell'ingresso in nuovi protagonisti, delle acquisizioni, il tema importante è che è un mercato dove lo Stato non riesce ad applicare le proprie leggi, dove lo Stato non è in grado di far valere il diritto che lo Stato stesso ha scritto, perché non è che sono scritti i protagonisti per i fatti loro. È un mercato nel quale ancora l'assegnazione degli spazi per poter trasmettere
è sub iudice, è in straordinario e pazzesco ritardo. Tutto questo inquina naturalmente una crescita e la rende più debole. Noi saremo molto più forti, noi non solo come emittente RTL, indubbiamente, ma l'intero mercato radiofonico sarebbe più forte, anche più competitivo, e chi è più bravo naturalmente prenderebbe ancor più un mercato, come è giusto che sia. Infatti noi prendiamo spunto da questa inchiesta e dalle tue considerazioni per fare un appello pubblico al ministro per lo sviluppo economico Luigi Di Maio, che ieri è stato nostro ospite, perché è lui competente in materia a far sì che la legislazione sulla radio italiana possa essere cambiata e modificata nel più breve tempo possibile. Ma ricordando questo, voglio anche ricordare quello che scrive Il Fatto stamane, che la radio, che le radio no, sono media senza crisi. Scrive Il Fatto: dopo internet la radio è il mezzo che è uscito prima dalla crisi e ha un fatturato in crescita, aumenta anche la platea grazie ai nuovi canali di diffusione dal web alle app ed RTL 102.5. Fulvio Giusi è stata la prima radio italiana a investire sulle app, sulle nuove piattaforme digitali, e questo lo dimostrano i dati di ascolto. Certamente, certamente, grazie naturalmente anche e il digitale, che fu un cavallo di battaglia quando eravamo soli. Sì. Sapete, il cavaliere della valle solitaria, ecco, era RTL con il DAB per mesi. Insomma, sarebbe carino avere le frequenze, vero Davide? Ci lasciamo così? Assolutamente, diciamo così, anche perché la cosa straordinaria, quello che noi avevamo visto come una possibile espansione del lavoro, del business e quindi dell'ascolto e dei servizi ai cittadini, tra poco diventeranno libri di storia che potremo scrivere su quello che non si è fatto, perché la legge è arrivata, la legge c'è ma nessuno nello Stato si occupa di applicarla, e diventa, diciamo così, un romanzo dell'orrore. Grazie, grazie Davide Giacalone, naturalmente a domani sempre a quest'ora, buon lavoro, buona giornata. Allora, il Nobel per la fisica 2018 è stato assegnato a tre ricercatori che hanno aperto la strada all'applicazione del laser in molti campi, compresa la biologia. Di cosa si tratta? Perché soprattutto i laser sono così importanti e a cosa servono? Vogliamo approfondire la questione con il giornalista scientifico Luigi Bignami. Luigi, buona giornata e benvenuto a Non Stop News. Buona giornata a tutti voi. Allora, vogliamo partire, poi entriamo nello specifico, però non è sfuggito a nessuno la casualità bellissima di questo premio assegnato a tre scienziati, come ricordava Pierluigi. Una è una donna, si chiama Donna Strickland, e questo premio straordinario, il più alto mai assegnabile a scienziato sulla faccia della Terra, arriva poche ore da una polemica surreale che è stata scatenata da un ricercatore maschio contro la presunta vantaggio di genere che verrebbe assegnato al CERN di Ginevra alle donne, che invece non sarebbero poi alla fine da premiare più di tanto. Passano 24 ore e un premio Nobel per la fisica è appunto una donna che si chiama anche Donna. I casi belli della vita, Luigi. Sì, certamente io sostengo che sia un caso e non certamente voluto, perché un premio Nobel non lo si dà in 24 ore, ci vuole tutta un'analisi dei dati, delle ricerche e di quello che è stato fatto durante la vita di una persona in quel campo. Certo, viene, diciamo, in un momento molto molto particolare. Ma perché è stato dato questo premio a questi signori? Innanzitutto diciamo che il premio a Hoskin è stato dato per il 50%, mentre alla donna, a Strickland e a Muru, è stato dato l'altro 50%, quindi se lo devono dividere, in poche parole. Beh, perché la ricerca di Hoskin ha avuto un peso notevole. Il laser sappiamo tutti cos'è, perché diciamo cosa fa? Ho fatto un'operazione agli occhi col laser, si taglia col laser, eccetera. Però ecco, il laser che cos'è? È un raggio di luce che, a differenza della luce che ci arriva dal sole, è indirizzato su un piano ben preciso, e quindi quello può essere regolato, può essere intensificato, può essere diretto con estrema precisione. E cosa ha fatto Hoskin durante tutta la sua vita? Beh, ha detto: vediamo cosa posso fare con questo raggio, e lui è andato a vedere se riusciva a giocare, diciamo così, perché l'ha detto proprio lui, con le particelle più piccole, e ha capito che poteva manipolarle. E da qui ecco che tutti i giornali parlano di trappole ottiche o di pinzette ottiche. Ecco, lui è riuscito a manipolare gli atomi, le molecole, senza distruggerle, obbligando a far fare loro quello che il ricercatore, lo scienziato, vuole. Bene. E da qui la manipolazione su molecole, su atomi, i lavori che sono stati fatti nel tempo e così via. E poi invece dimmi. No, dicevo, io sono molto curiosa, perché poi negli anni si sono sviluppati moltissimi tipi di laser, cioè partono tutti dalla stessa ricerca, partono tutti da questa scoperta?
Certamente il laser in sé è una scoperta che è stata fatta addirittura proprio nel secolo scorso, e quindi si è incominciato a capire che poteva dare certi effetti, ma poi, come dici giustamente, si è sviluppato in 3.000 campi diversi, con caratteristiche a volte diverse, più intenso, meno intenso. Se io devo perforare un oggetto molto vicino, immaginiamo una roccia, che io devo spaccare una roccia col laser, questo laser deve essere estremamente intenso. Se io devo operare sull'occhio, deve essere intenso ma estremamente preciso, perché altrimenti vado ad alterare zone che non devo alterare. Quindi è stato fatto tutta una variazione di forza, intensità e anche di lunghezza, diciamo, proprio del raggio laser in sé, per applicazioni di tipo diverso. E il Nobel invece a Mourou e a Strickland è stato dato perché sono riusciti a superare uno scoglio che non si riusciva, cioè a rendere estremamente potente il raggio laser, perché si era arrivati ad un limite. Ora non entro nei particolari, perché altrimenti a quest'ora della mattina chi è in macchina va a sbattere, però cerchiamo di immaginare che si era arrivati ad una potenza massima, più di là non si andava, e questi sono riusciti invece a superare la difficoltà, e oggi abbiamo potenze di raggi laser strepitosi per poter lavorare, agire su qualunque campo della fisica, della biologia, della chimica, eccetera, eccetera. Pensate che semplicemente, non so, in questo momento vi dico, forse pochissimi lo sanno, una sonda tedesca sta scendendo su un asteroide, sull'asteroide Ryugu, e si avvicina molto molto lentamente. Come fa a misurare questa distanza precisissima? Beh, c'è la sonda madre che utilizza un laser per capire la distanza precisa al centimetro. Vogliamo studiare l'atmosfera, gli inquinanti? Utilizziamo il raggio laser per vedere la risposta. E tutto questo è ovviamente conseguenza di queste ricerche top di questi signori, ma di centinaia di altri scienziati che ci hanno portato il laser praticamente in tutte le case, come per esempio il laser che utilizziamo per quando facciamo una presentazione di diapositive, noi utilizziamo il raggio laser. Ecco. Mi permetta, Bignami, di farle i complimenti, perché oltre alla competenza lei sta contagiando da un poco con la sua passione il pubblico, l'ascolto, e anche noi, almeno io mi autodenuncio, non sono molto esperto in materia, però ho saputo che nei giorni scorsi per la prima volta un team di ricercatori è riuscito a osservare il killer degli antibiotici, cioè l'enzima che permette la resistenza ai farmaci da parte dei batteri. Il risultato si deve proprio alle prime osservazioni attuate da X-FELC, l'innovativo laser europeo a raggi X. Ecco, lei prima ha fatto un'altra citazione, come a dire che vi è stato riconosciuto a questi ricercatori qualcosa che in realtà quotidianamente entra nelle nostre vite, magari anche inconsapevolmente. Quindi forse è anche il caso di invitare chi ci ascolta a prestare maggiore attenzione, no? Assolutamente sì, perché diciamo, a volte premi come questo, scoperte come queste, ci portano a conoscere quello che è l'elemento estremo, il limite di quella che è la scoperta, di quella che è la ricerca. Ma quotidianamente noi utilizziamo la scienza, la tecnologia, e spesse volte scienza che a volte diciamo: ma cosa serve? Cosa serve il raggio laser, eccetera? Ebbene, dopo ci sono delle ricadute come quella che ha detto lei, è come quella che quotidianamente utilizziamo proprio per il nostro bene, per il bene del nostro pianeta e non ultimo per la ricerca scientifica. Quindi ecco, bisogna sempre stare attenti che queste ricerche top, queste ricerche estreme hanno, a volte sembrano inutili quasi, ma sono sempre importantissime, perché alla fine hanno delle ricadute sulla vita di tutti quanti. Quindi la scienza non è mai diciamo inutile, anche se sembra che l'obiettivo primo sia al di là di quella che è la quotidianità. No, la quotidianità, diciamo, la scoperta ci ritornerà domani, dopodomani, fra un anno, fra 10 anni, ma ci ritornerà a nostro beneficio. Quindi questi uomini, queste donne vanno giustamente lodate per il lavoro che fanno quotidianamente. E ringraziati anche. Sa, c'è un ulteriore aspetto, e così ci salutiamo. Luigi Bignami, è sempre un piacere parlare con la sua
passione, prima ancora che con lei di persona. Ricordiamoci, ci aiutano a sognare. Pensate alla corsa allo spazio, quanto abbia segnato la nostra era, la nostra epoca. Magari ogni tanto ce lo dimentichiamo, però insomma, se non fossimo andati lì su a cercare il nostro limite, a superarlo, saremmo stati uomini diversi, non lo dimentichiamo mai. Spero di risentirci, e noi tutti speriamo di risentirci ben presto per parlare delle conquiste dell'uomo. Grazie. Grazie a tutti voi, buona giornata. Ieri è stata presentata la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, è stata al centro la questione della linea diretta condotta da Giusy e Fulvio tra le 6 e le 7. Ne parliamo questa mattina con l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Filomena Albano. Dottoressa, buona giornata e benvenuta. Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Buongiorno dottoressa, entriamo subito nel vivo. Questa carta per quale motivo è stata redatta e che cosa contiene di molto significativo? Un documento importante, sono 10 punti che corrispondono a 10 diritti, i diritti dei bambini e dei ragazzi coinvolti nella separazione dei genitori. Vuole mettere al centro le esigenze dei figli, ricordare ai genitori che i figli vivono una fase di transizione, a volte non semplice. Prevedono il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori, il diritto ad essere figli, a vivere la proprietà, perché i genitori devono ricordarsi che i bambini non sono i loro confidenti, non devono essere travolti dalla sofferenza degli adulti, hanno il diritto alla leggerezza e alla spensieratezza. Hanno anche diritto a che le scelte dei genitori siano condivise, a non subire pressioni, a non essere coinvolti dai conflitti, a essere preservati dalle questioni di carattere economico. Si tratta di un decalogo che è diretto innanzitutto alle persone di minore età per innalzare il livello di consapevolezza in ordine all'essere titolari di diritti propri, ma serve ovviamente anche agli adulti, ai genitori innanzitutto, ai parenti, ai nonni. Dottoressa Albano, mi scusi, ci faccia dire magari, perché è una sofferenza che noi tocchiamo con mano di continuo, e allora le chiediamo che cosa pensa di questo progetto di legge dell'equilibrio assoluto nell'affido, è la strada giusta? Guardi, la bigenitorialità è un valore da tutelare e da difendere, lo dice anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Quindi sicuramente va bene la bigenitorialità, ma la bigenitorialità è pari responsabilità nella cura e nell'attenzione nei confronti dei figli, non è parità di tempo. La bigenitorialità significa per il genitore continuare ad essere il faro che indirizza la vita dei figli, la prima persona a cui loro si rivolgono per condividere un momento di gioia o di dolore. Invece la predeterminazione dei tempi, a prescindere da una valutazione di quella famiglia, di quella storia di separazione, non è condivisibile, anche perché le situazioni sono completamente diverse. Un conto le esigenze di un bambino neonato, di un bambino di 8 anni o di un ragazzo adolescente, un conto è se c'è un solo figlio, se ci sono dei fratelli, se il nuovo genitore cambia, ha un'eventuale nuova relazione sentimentale, dove vivono i genitori, la loro condizione lavorativa, l'organizzazione di vita familiare al momento della separazione. Sono tutte variabili che devono essere rispettate, prese in considerazione e valutate nell'approccio a quella singola famiglia, quindi non con regole predeterminate, astratte e rigide. Dottoressa Albano, il tempo a nostra disposizione è scaduto, la ringraziamo per questa riflessione sentita che ha fatto e per il lavoro che svolge come autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ci risentiremo molto presto, buona giornata. Grazie, buongiorno a voi, arrivederci. Come ogni mattina abbiamo il piacere di ospitare un direttore di quotidiano, nello specifico oggi il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Grazie per essere con noi, buongiorno Maurizio. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno direttore, mi piacerebbe tanto parlare del pezzo che lei ha ospitato oggi sul suo giornale La Verità, pagina 21, della brava collega Jessica D'Ercole, un pezzo di costume meraviglioso che invito a leggere, con il reggiseno ricarichi anche il cellulare. Però non abbiamo facoltà di parlare di questo, è troppo leggero. Parliamo dell'apertura della Verità questa mattina. Bruxelles prova a rovesciare il governo. Perché, direttore?
Beh, perché in questo momento è evidente che nei paesi europei, in particolare la Germania, ma anche la Francia, c'è una difficoltà, ci sono dei movimenti che si oppongono alla linea europea e l'Europa, in particolare quelli che sono i soci forti dell'Europa, oggi intravedono nelle politiche del governo italiano una rottura di quello che è stata la tradizione della gestione europea. Quindi oggi provano a piegare il governo italiano in vista delle prossime elezioni. Diciamoci la verità, qui la grande paura di quelli che hanno governato l'Europa, il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista in tutti questi anni, è di non avere più la maggioranza in Parlamento alle prossime elezioni europee. Quindi temono che ci sia un ribaltamento dei ruoli, cioè temono che il virus italiano arrivi fino a Bruxelles e quindi i movimenti sovranisti o comunque i movimenti che si oppongono a certa sfida dell'Europa abbiano la maggioranza. Direttore, ma visto che la sfida era evidente, non era il caso di mandare Tria con dei numeri e non mandarlo a Bruxelles tutto sommato allo sbaraglio? Ma è evidente che c'è un po' di confusione all'interno del governo, cioè perché forse non si aspettavano che l'Europa reagisse in maniera così anche isterica, perché diciamoci la verità, da Moscovici a Juncker, che parlano di Grecia, che parlano di uscita dall'euro, prima ancora di aver visto la manovra, è una reazione forte, dura. Forse non si aspettavano, di dialogare, di instaurare una trattativa, quindi per questo avevano mandato Tria a cercare di spiegare che cosa avevano intenzione di fare. L'Europa in questo momento invece forza la mano perché vuole spiegare, vuole ottenere il risultato, e da questo punto di vista si sono fatti trovare un po' col fianco scoperto. Quindi se fossero andati con obiettivi chiari, avessero spiegato esattamente dove dovevano arrivare, anche perché diciamoci la verità, tutti i governi, tutti negli ultimi anni, non sono scesi sotto il 2, nonostante le promesse, cioè il DEF, cioè veniva tutte le volte presentato con un meno davanti, scende, e quindi si arriva prima al 2, poi all'1,6, addirittura si è ipotizzato lo 0,8. In realtà tutti i governi, l'ultimo è quello di Gentiloni, ha fatto il 2,3, che è stato il risultato migliore degli ultimi anni. Ma Renzi faceva il 2,6, altri hanno fatto il 2,4, quindi stiamo parlando di cifre, poi magari c'è il rischio che anche questi facciano più di quello che dicono, ma di cifre che vengono scritte come a preventivo e poi a consuntivo si cambiano. Certo, certo, perfetto. Grazie mille, grazie al direttore della Verità Maurizio Belpietro, buona grazie giornata, buon lavoro. Buona giornata. Ampiamente annunciato in questi giorni all'interno in Stop News l'uscita domani 4 ottobre, giorno di San Francesco, di un film di cui si parlerà non poco, se ne già sta parlando abbastanza direi, perché fa opinione. Esce in Italia il film di Wim Wenders su Papa Francesco e noi abbiamo il piacere questa mattina di ospitare i nostri studi, non ha bisogno di presentazione, Don Dario Viganò, che è un nostro grande amico. Ciao Don Dario. E un grande attore italiano, un attore che negli anni ha fatto un percorso incredibile, non ha mai sgomitato, raramente lo si vede ospite in delle trasmissioni, ha sempre scelto con grande cura le pellicole in cui partecipare, ed è Ignazio Oliva. Buongiorno Ignazio. A tutti, buongiorno. Bene, allora Fulvio Giusi, questo film esce domani, noi correremo a vederlo, ma soprattutto Wim Wenders ha deciso di realizzarlo perché è stato contagiato da Don Dario Viganò, che tra l'altro è un grande esperto di cinema. Questo incontro come nasce, Don Dario? Ma nasce un po' da una follia che ho tentato, nel senso che molte persone volevano, molti broadcaster volevano fare un film sul Papa, i famosi documentari Pastor Angelicus, Una giornata con Giovanni XXIII, e Papa Francesco mi diceva no, non sono un attore, non faccio l'attore, non sono disponibile. Però a fronte di tutte queste domande, pensa il dialogo tra te e Papa Francesco, che tu lo convinci a fare l'attore e lui che ti dice di no. Interessante. No, alla fine l'ho convinto dicendo: ma anziché fare l'attore non protagonista, perché non fare il protagonista non attore? Diciamo, a quel punto proponendogli Wim Wenders, che lui probabilmente conosceva, certamente, anzi conosceva perché aveva visto i suoi film, ha accettato, ed è uscita appunto una tessitura di 5 anni di pontificato fatto di gesti, di parole, una tessitura in cui Papa Francesco guarda dritto negli occhi lo spettatore e va in profondità, cioè cerca di ritessere dentro un quadro unitario quelli che sono gli aspetti portanti del suo magistero, della sua azione. Un aspetto portante che nasce appunto dal nome Francesco, uomo di pace, di dialogo e di povertà.
Un uomo di parola, ricordiamo titolo del film, che è transitato da Cannes, non esattamente da un circolo di periferia. Don Dario, Wim Wenders, per chiunque ami anche solo alla lontana il grande schermo, stiamo parlando di uno di quei nomi che hanno fatto letteralmente la storia. Com'è stata, ce lo racconti, l'interazione tra questo gigante dello schermo e Papa Francesco? Guarda, dopo che Wenders mi ha dato l'ok e Papa altrettanto, li ho fatti incontrare proprio il primo momento del primo ciak, quindi non c'è stato un incontro preparatorio. E ricordo, mentre io accompagnavo il Papa verso questa sala dietro l'aula Nervi dove avevamo preparato la prima location, c'era Wim Wenders con le stampelle, perché era reduce da un piccolo intervento, credo insomma al ginocchio, qualcosa del genere, e man mano ci avvicinavamo Wenders si tirava su tutte le spalle perché l'emozione lo stava prendendo tutto, lo stava bloccando. A un certo punto il Papa accelera il passo, dice: ah, ma io la conosco, lei è un grande maestro. Ecco, lì a un certo punto la tensione tocca l'apice, l'emozione raggiunge il vertice e poi entrano insieme e il Papa inizia a salutare fonici, operatori, truppe, eccetera, e lì l'emozione cede il passo a una confidenza che sarà il tratto che accompagna le quattro riprese in quattro location. Bellissimo. Don Dario, ovviamente l'attore principale è se stesso e certo. Ci sono altri attori che fanno se stessi, magari alcuni anche involontariamente, diciamo così. Ci sono delle figure che compaiono che insomma fanno loro stesse. Ma diciamo che certo, perché il film è fatto a due livelli. Un primo livello sono i grandi racconti per immagini dei viaggi apostolici, degli incontri, dei gesti del Papa. Quindi lì certamente il Papa fa se stesso e tutte le persone. C'è Obama, c'è John Kerry, c'è la Merkel, insomma, no? Sì. Esatto, e poi c'è appunto il Papa che tesse tutto, e poi c'è un grande attore, come diceva prima Pierluigi, che non fa se stesso, ma fa un grande personaggio che è San Francesco, ed è qui accanto a me, che è Ignazio. Ed è curioso, infatti, perché Wenders si è trovato, diciamo, a girare un micro film dentro il documentario dedicato alla vita di San Francesco, proprio con Ignazio Oliva. E, insomma, l'incontro con Wenders e soprattutto immagino anche come dire, la condizione, diciamo, sacrale, forse, in cui tu hai lavorato, no? È stato un grande onore innanzitutto, ma condizione sacrale sì, perché l'idea di interpretare San Francesco, cioè, grande emozione. Eravamo ad Assisi, abbiamo girato per una settimana in cima ai monti, eravamo una piccola troupe tutto sommato, io andavo in giro coi piedi nudi per recuperare e risentire un po'. C'è un aneddoto, Fulvio e Giusi, che poco fa Ignazio mi ha raccontato di una conversazione tra te e Wenders sul set, tra l'altro un set molto snello, che però insomma ha comportato un confronto tra te e lui su, non solo sulla mise immagino, ma anche su come dire, tagliarti i capelli. Sì, diciamo che alla fine della prova costumi, quindi alla fine della prova del saio, riguardava anche altri due fraticelli, chiamiamoli così, che erano con me, che mi accompagnavano in questa avventura, il maestro si siede e comincia ad affrontare le scene e io lo blocco un secondo, gli dico: scusi, ma non dobbiamo fare la chierica ai miei capelli, sono San Francesco aveva la chierica. È rientrato proprio dentro il personaggio. Ma insomma, sono un attore, fa parte del mestiere, ovvio, naturale. A queste cose. E lui, com'è il metodo Kislowski, come si chiamava quello lì? Stanislavski. Non ha soltanto a che vedere con l'estetica, ha più a che vedere con l'interiorità, con la psicologia e con l'umanità dei personaggi, ma in ogni caso anche quello sicuramente aiuta la parte estetica. In ogni caso gli dico questa cosa e lui mi dice: ma scusa, davvero ti raseresti la testa per fare San Francesco, lavorare con me? Dico: ma Wim, signor Wim, ma scherza, io, ci mancherebbe altro, fa parte del mio mestiere. Ma questa è l'umiltà dei grandi. Immagino che tra l'altro questo tipo di umiltà e mista professionalità, rappresentata bene da questa conversazione che ci hai raccontato, e anche immagino, Don Dario, la stessa umiltà che ha riconosciuto Papa Francesco nel dialogare con un regista come Wim Wenders, un regista che ha raccontato attraverso il cinema il mondo interiore meglio di molti altri, no? Certamente, ma tanti di aneddoti, ricordi di questi quattro momenti. Noi abbiamo girato con Wenders e il Papa 8 ore, quindi 4 momenti, 2 ore ciascuno, qui parecchie ore per un film poi di 96 minuti. E certamente l'approccio è quello di Papa Francesco, che si fa sempre prossimo, dedito all'ascolto, capace di guardare l'altro riconoscendogli tutto il valore
umano anzitutto, artistico, e quindi è stato certamente un lavoro dove si gareggiava nel reciprocamente mettersi a disposizione l'uno dell'altro. E anche sul set Papa Francesco rimane sempre un maestro di vita. Ricordo per esempio l'ultimo girato, eravamo nei giardini in agosto del 2017, sappiamo che in agosto, diciamo, il clima lavorativo è ancora un po' più lento, no? È più rilassato, e per non disturbare nessuno io vado a prendere il Papa con la mia pandina e lo porto nei giardini, e lì c'è tutta una troupe internazionale. È interessante che tutti si capivano nonostante uno venisse dalla Francia, uno dalla... Cioè nella pandina ce l'avate te Papa Francesco? Sì. Che meraviglia, comunque ragazzi, che vita male, che fa Don Dario, sì. E quindi sì. Vabbè, insomma, arriviamo lì e quindi iniziamo, no? Si parte, ciak, si gira. A un certo punto la legge di Murphy cosa prevede? Che in quel momento dove tutto dovrebbe tacere, tutto dovrebbe essere fermo, arriva il vento e la mantellina del Papa diventa una sciarpa, si arrotola. Io alla fine della ripresa mi avvicino e dico: certo Padre Santo, sto vento insomma ha rovinato tutta la mantellina. Lui mi guarda e dice: Dario, ma questa è la vita, la vita è vita, è dinamica. Bene, quindi sono tornato. Secondo Chuck non c'è più il vento, ma i pappagallini. A quel punto dico: adesso ti insegno io. Finisce il secondo Chuck, vado vicino al Papa e dico: che vuole? È la vita. E quindi per dire che è sempre un momento anche di grandi insegnamenti. C'è da dire, e vorrei chiederlo rapidamente sia a Don Dario che a Ignazio. Ora, il Papa è il Papa, ne abbiamo parlato grazie a Don Dario tante volte, non smettiamo mai di meravigliarci anche dell'assoluta serenità di entrare in una panda. Wim Wenders non è esattamente una persona che contatti con un messaggio diretto su Twitter, no? E al di là del fascino di Papa Francesco, come hai convinto un colosso del cinema ad una sfida che può essere anche rischiosa, può portarti, sai, critiche, possono dirti ti sei messo da una parte, sappiamo bene come vanno certe cose in certi ambienti. Ma guarda, la cosa è stata abbastanza, diciamo, semplice, nel senso che io volevo assolutamente un grande regista, e chi appunto meglio di Wim Wenders per raccontare con uno sguardo intenso, profondo, penso ad esempio ai suoi angeli, così lontani dal cascame devozionale, pieni di Rilke, di Dante, eccetera, quindi diciamo, ero sicuro del nome. Gli ho scritto e lui, forse un po' colto così da sorpresa, ha accettato, ponendo subito la richiesta che però lui è un regista, un grande maestro, quindi voleva essere libero. E io credo che potevamo rischiare questa libertà proprio perché quando si ha a che fare con un grande artista la vita è trasfigurata. Ignazio, signor Wim da vicino com'è? Insomma, in una battuta proprio. Beh, è una persona di una grande umanità, una persona molto colta, è un piacevole stare seduto, parlare, ascoltarlo, ma mi ha colpito molto la sua umanità, cioè uno pensa, ma la verità è che i grandi registi sono semplici. Sono molto semplici, sì, non a caso anche Francesco è un uomo semplice. Esattamente, Papa Francesco. Proprio il Papa. Allora a questo punto invitiamo tutti i nostri ascoltatori, domani esce nelle sale italiane, quindi andate a vedere questo bel film, e a te Pierluigi che sei lì a Roma con loro, i saluti. Eh beh, certo, un abbraccio calorosissimo a Don Dario Viganò, questa è casa tua, vieni qua a trovarci quando vuoi, e lo stesso invito lo faccio e saluto a Ignazio Oliva, mi fa veramente molto piacere averlo avuto qui, lo considero uno dei più grandi e bravi attori italiani. Grazie Caro, a Ignazio grazie, Oliva. Grazie davvero a tutti. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.